Elisa, Samantha. Solitamente mi chiamano sempre per cognome, quindi il mio soprannome è il mio cognome. Mine, yeah. Mi chiamano sempre per cognome, quindi Zanella, oppure alcuni per scherzarci su dicono YouTuber. Gemelle. Ti capisco. 14, però ancora per poco, perché tra meno di un mese, tra 2 settimane, faccio 15. Io 14. Credo 1,75 comunque, via di lì. Io sono sul 63,5, non metto un misto, non lo so. No, sono single da quando sono nata. Io sì, sono fidanzata. Yep. Dipende quando metterai su video, però tipo 3-4 mesi. Sono molto carina. Sono nata a Rovereto, in Trentino. Io arrivo a Del Garda, sempre in Trentino. Siamo unite, no, telepatia. Eh sì, quella roba lì. Dovevi. Veniamo entrambe da Riva del Garda, giusto? Yes. Frequento il primo anno di liceo classico, sempre a Riva del Garda. Io frequento la prima superiore. La prima superiore dell'istituto tecnico indirizzo turistico ed economico, una roba del genere. Turistico, non lo so neanche io. Non chiederlo a me. Sfortunatamente ho gli occhi marroni, perché mi piacerebbe averli azzurri. Io ce li ho marroni, però qualche volta capita che nelle foto mi diventano tipo con qualche sfumatura verde. Quindi. Solamente nelle foto così a caso. Esatto. Però sono tipo marrone cioccolato Nutella. Aspetta. Come si può notare, sono ricci e marroni. I miei naturali sono castano scuro, solo che ho fatto su cambiamenti e adesso sono arrivata a nero. Esteticamente, le prime tre cose che guardo sono, solitamente, il sorriso, prima di tutto, poi l'igiene, diciamo, se puzza, se hai i denti sporchi, cose simili, e la fisionomia in generale. Allora, per prima cosa guardo l'aspetto estetico, quindi come tieni cura di se stesso. Poi guardo l'aspetto interiore, quindi se imparo a conoscerlo, guardo un po' il carattere. Ovviamente anch'io, prima non intendevo solamente l'estetica. E come terza cosa guardo soprattutto gli occhi, che fa parte della prima cosa che ho detto, che sono soprattutto il colore, che sono molto importanti. Hello bitch, you can fuck with me if you wanted to. This expensive, this is red. Sicuramente un mio grande punto debole è il solletico e lo soffro un casino, non fatemi mai il solletico perché potrei. Potrei ritrovarmi a piangere per terra perché. Anch'io soffro tanto il solletico, soprattutto qua sui fianchi. E poi anche qualche materia di scuola, cioè dipende. Ok, quindi punto debole nel senso scolastico, Sì. materia. Ok. Assolutamente, come tutti sanno, il mio cartone animato preferito è Lilo e Stitch. Il mio è o Adventure Time, che pronuncia, oppure Leo il cane fifone, che è sempre stato il mio idolo. Brava italiana dico pizza, però pizza con Philadelphia e avocado. Però raga, io ho un amore verso sushi, quindi non posso. Muori. È un po' caduto. No, no, andano su. Il mio cibo preferito sia la pizza, però amo il sushi. Io la pizza, ma la pizza normale, cioè non con suo avocado, credo. Margherita. Sì, poi boh, dipende, ci metto su qualcosa, però Salamino, pizza. prosciutto. Sì, non serve che mi fai Scusami, stare. non volevo! Negozio preferito Urban Outfitters, mi piace un sacco, però purtroppo in Italia c'è solamente a Milano e è un po' una schifezza, sinceramente. Però comunque, Urban Outfitters e Bershka. Per me sono tutti uguali, quindi
quindi, cioè, capita in quel che capita, quindi lo giuro. Partiamo. Allora, la mia serie TV preferita è sicuramente Grey's Anatomy, perché la guardo da quando ho 8 anni e ci sono un sacco legata, mi piace tantissimo. E, però amo anche un sacco Stranger Things, Dynasty, che ho iniziato ieri e ho finito oggi. E ho già detto Stranger Things. E poi Shadowhunters. Sei straprese, ma io vado sul classico, vado su Stranger Things, Things con la T, che è fantastico, cioè tipo la mia vita. E poi anche Teen Wolf, che è una roba bellissima. Bello. Film preferito, vi dico, In Time. In Time è il mio film preferito sicuramente, però amo un sacco la saga di Twilight. Harry Potter. Però a volte c'è anche dei film fantastici. Però adesso non mi vengono in mente. Quindi dico Harry Potter. Sempre così, per un qualcosa non ti viene in mente. Appunto. Per quando appena la finisci, tac, illuminazione. Eccolo. Cantante preferito, Ed Sheeran, sicuramente, come internazionale, però sono molto legata, come sapete, a Perez. Stessa roba per me, sono tutti uguali. Cioè, ascolto quel che capita, fa lo stesso del cantante. Ah, ok. Sinceramente mascara, perché non ho problemi acne o cose simili, quindi sinceramente non ho tanto da coprire, quindi dico mascara. Anche io dico mascara, perché anche se ho qualche brufoletto che capita che esce ormai, sì, quel solito, fa lo stesso, lo lascio lì, tanto la roba naturale, perciò metto il mascara perché ho le ciglia che vanno giù, e quindi l'importante è su. Sinceramente, inverno. Nel senso che personalmente amo andare a scuola, mi piace un sacco, non sono pazza, ve lo giuro. Però l'inverno, l'atmosfera appunto scolastica, il freddo, le cioccolate calde, mi piace proprio. Però anche l'estate, cioè nel senso, non è che scherze. No, io vado estate perché, cioè vado di estate. Perché a parte che a me non piace andare a scuola, quindi già lì capisci, no? Poi perché vai a fare il bagno. O comunque non ti vesti i soliti maglioni, perché poi magari è caldo, lo togli, un casino. Ok, hai capito. Poi, ma che non è fare il caso, capisci, no? Ok, hai capito, giusto. Estate al limone, ma proprio per sempre. Ma proprio per sempre. Tu? Io estate vado al limone, poi con le altre marche vado anche di pesca, però estate deve essere il limone. Tipo il San Benedetto io preferisco la pesca. No, io limone. Ce n'è un'altra marca che è fighissima, che nessuno la conosce, però io la preferisco la pesca. Ok. Questo qua era il video, speriamo tanto che vi sia piaciuto. E sono dei cazzi. Alla fine è più inutile, non serve a niente. Via, sto. Ah, siamo povere. E nada. Ciao, speriamo che vi sia piaciuto questo video. Mettete un like, iscrivetevi, commentate, vuoi dire qualcosa? No, non mi ricordo più niente. Ciao. Che figata è sto video, mi piace un sacco. You said we had it all, that shit would drive me crazy. Cause outside, outside is no feelings, baby. You say it's hard to tell what I've been thinking lately. But behind closed doors, I'm afraid.